ragazzi oggi vi presento il tutorial per fare lo scaldacollo a coda di drago come avete visto nella carrellata io ne ho fatte due simili ma diversi in sé perché perché il primo è nato a 38 pizzi o creste e il secondo ne ha 23 cosa cambia cambia poco il lavoro è sempre lo stesso da fare ma poi nel dettaglio, quando siamo in macchina, vediamo perché il primo viene con 38 e il secondo con 23. Premetto: questo lavoro si può fare con tutte, ripeto, tutte le macchine e con tutte le finezze, dalla 3 alla 18. E udite, udite: si può fare anche perché ha la macchina fuori fase. Perché? Perché è un semplice rasato. Per fare questi due campioncini io ho usato un 2,15 con una tensione che varia 4,5-5 perché è l'ideale. Come vedete qui ho fatto l'esempio del lavoro base. Ovviamente io li ho fatti per una bimba, la mia nipotina che ha tre anni e la misura è abbastanza buona si possono fare delle variazioni che poi andiamo a vedere in macchina si parte con 5 aghi dalla parte sinistra si lasciano 5 aghi vuoti perché poi servono per fare gli aumenti si mettono 5 aghi al lavoro e si aumenta sinistra e destra per 5 volte e poi si chiudono otto maglie dalla parte di sinistra ma questo lo vediamo nel dettaglio poi in macchina oggi io nel tutorial vi farò vedere il lavoro del modello base praticamente quello che viene piccolino poi voi apportate tutte le modifiche che volete e lo scaldacollo viene diverso le variazioni che si possono fare sono tantissime, addirittura c'è chi lo vuole largo sia dall'inizio alla fine e si può fare pure, c'è chi lo vuole molto più lungo e si può fare pure senza problemi. Ci vuole solo tanta pazienza, vi assicuro che è un lavoro certosino ma che rilassa tantissimo. Quello che andrò a fare adesso in macchina lo farò con due fili di 2,15 e poi alla fine vi faccio vedere che con gli stessi giri lo scaldacollo viene un po' più grande ovviamente perché raddoppio il filo e aumenta di volume. Detto questo ci mettiamo in macchina e iniziamo insieme il modello base. Eccoci in macchina ragazzi, premetto io parto dalla parte sinistra della macchina e poi vado lavorando, lavorando, vado verso la parte destra fino a quando eh, gli aghi terminano, però si può iniziare anche dalla parte destra e fare il lavoro inverso perché parto dalla parte sinistra? Perché io sono un destro e quando devo chiudere gli aghi... Io chiudo sempre da sinistra verso destra per questo parto dalla parte sinistra ripeto chi è mancina e vuole partire dalla parte destra ok si può fare lo stesso lavoro iniziamo nel modello base devo fare 5 spostamenti a sinistra e a destra dalla parte destra viene sempre un aumento ogni giro completo. Un giro è quando passo il carrello da sinistra a destra e destra a sinistra. Questo è un giro. Tutto questo per cinque volte. Poi dalla parte sinistra mi devo chiudere otto maglie. Inizio, inizio a fare gli aumenti. Solo per il primo lo faccio con il punzone da 1. Certo, la, la prima passata è un po' complicata perché mi ritrovo il pettine. Gli aghi che vado a svuotare li metto al lavoro, ok? E inizio. 1 E ho fatto il primo aumento. Adesso posso iniziare il punzone da 3. Mi sposto di un punto a sinistra e di un punto a destra gli aghi li rimetto al lavoro e sono due sono tre 5 ho fatto le prime 5 aumenti sinistra e a destra ho creato un pizzo adesso devo fare devo chiudere 8 maglie ovviamente li chiudo dalla parte sinistra non dalla parte destra perché la parte destra è quella che mi fa la semicurva e non viene intaccata 8 maglie opzione in questo caso io li lascio attaccati nel pettine fisso, non è obbligatorio. Potete anche chiudere e lasciare fuori i punti. Perché li lascio nel pettine fisso? A me viene meglio. Poi strada facendo nel dettaglio faccio vedere come si fa perché mi è stato chiesto. anche questo io faccio due giri come preferite ne potete fare anche uno solo Vedete il dito dove lo tengo io? Perché? Perché trattengo i punti che sono in macchina e sinceramente credetemi è meglio allora ne devo chiudere 8 adesso vi conto perché non voglio sbagliare 2 4 6 7 ne devo chiudere un altro e ho finito il primo giro completo da notare, noi abbiamo iniziato il lavoro con 5 aghi. Se li conto adesso, io ne ho 7. 2 4 6 7. Questo è da tener conto, perché se il lavoro procede bene, quando finite la ripetizione completa e in questo caso io l'ho finita, mi ritrovo sul letto degli aghi due aghi in più della ripetizione precedente. Prima ne avevamo 5, adesso sono 7. Ho finito la ripetizione, sono pronto per andare avanti. Cosa faccio? Vado a liberare i punti che ho lasciato attaccato nel pettine fisso e mi vado a ricominciare l'altra ripetizione, sempre punzone da 3 e inizio subito dopo aver chiuso i punti subito gli aumenti. E sinistra, come vedete dalla parte destra, non devo fare nient'altro che aumentare ogni volta, ancora 5 aumenti. Finito gli aumenti, da notare che non si può sbagliare perché se ho perso il conto, io conto gli aumenti, i buchi e so se ho fatto il lavoro giusto 1, 2, 3, 4 e 5, perciò non si può sbagliare. Adesso mi faccio la chiusura degli otto aghi. otto aghi chiusi direttamente mi libero i punti e sono qua contiamo le maglie adesso dovrebbero essere 9 2 4 6 8 9 non ho sbagliato nessun passaggio la procedura è solo questa ragazzi io adesso vado avanti e tra poco quando avrò il lavoro più avanti più verso destra riprendo il video Come vedete, il lavoro sto andando avanti e, come ho promesso all'inizio, faccio vedere come faccio a far trattenere i punti che chiudo nel pettene fisso. Spero di riuscire perché ho il cellulare proprio vicino al punzone. Mi devo chiudere 8 maglie, prendo il punto e io non lo tiro fuori così per andare a portarlo nell'altro punto vicino. Ma il punto che ho io. Lo faccio passare e l'ho accavallato al pettine. Guardate, che facilissimo! Se ci provate, vediamo se riesco a farlo ancora. Prendo il punto. Io di solito esco lago, ma è la stessa identica cosa. Mi prendo il punto, ce l'ho io nel punzone, alzo il punzone e ho accavallato il punto nel pettine fisso. Okay. Sto andando avanti con il lavoro ed è il momento di farvi vedere per farla più lunga, come si fa? Ovviamente, il lavoro deve procedere sempre nel modo standard, però, volendo, arrivato a un certo punto, se avete i trafitti, potete fare semplicemente: prendete tutti gli aghi che avete al lavoro li prendete ovviamente e li spostate tutti dalla parte sinistra io non lo faccio perché devo far vedere il modello base ma questa è una delle variazioni per poterla fare più lunga mi prendo tutti i punti e li vado a spostare sulla parte sinistra in modo che si allunga perché poi ovviamente recupero tanti aghi e il lavoro mi viene più lungo. Questa è una delle variazioni. Poco fa ho fatto vedere come fare con i trafitti a spostare il lavoro, ok, ma qualcuno mi dice Claudio e io i trafitti non li ho, come faccio? Bene, intanto che il lavoro va avanti vi faccio vedere che una soluzione, anche se è un po' più lunga, è quando volete fate un po' di scarto e buttate il lavoro a terra poi con il punzone andate a mettere i punti al lavoro all'inizio ancora e questa è un'altra variazione che si può fare se non avete i trafitti intanto il mio lavoro sta andando avanti più avanti vi faccio vedere qualche altra variazione nel frattempo che il mio lavoro continua e come vedete ho già un bel po' di aghi sotto, vi faccio capire una delle variazioni che si possono fare. Se vi ricordate all'inizio sopra il tavolo avevo due code di drago, una con 38 pizzi e una con 23. Il lavoro è identico, cambia solamente... E cambia solamente quanti aghi aumento e quante ne chiudo il modello base che quello che sto facendo abbiamo detto che sono partito dalla parte sinistra della macchina ho lasciato 5 aghi vuoti ho messo al lavoro 5 aghi e poi ho fatto per 5 volte sinistra e destra 5 aumenti e poi ho chiuso 8 aghi. Ogni ripetizione mi rimane in macchina, eh, mi rimangono in macchina due aghi in più della ripetizione precedente. Quello che ho fatto vedere con 23 pizzi, ho modificato un po' gli aghi. Io sono partito con 10 aghi al lavoro, ho lasciato 8 aghi vuoti a sinistra. E poi ho fatto 8 aumenti sinistra e destra anziché 5. Ok, 8 aumenti sinistra e destra anziché 5. E poi anziché chiudere 8 aghi, ne ho chiusi 10 sempre con il carrello a sinistra. Per questo viene come misura quasi uguale ma vengono 23 pizzi questa è una variazione che si può fare a voi la scelta io intanto vado avanti e ci vediamo dopo altra variazione che vi posso consigliare è quella che mi ha suggerito un'amica ha detto che a me non piace con il pizzo molto stretto lo voglio tutto largo tutto largo vuol dire che devi iniziare un tot numero di aghi e poi farlo sempre lo stesso e si può fare pure iniziate gli aghi mettete al lavoro gli aghi che vi interessano e poi fate sempre gli aumenti sempre destra e sinistra quanti aghi volete magari 5 aumenti magari 8 l'importante è che poi fate la chiusura di x aghi in modo che il lavoro rimane sempre uguale in macchina. Esempio, se iniziate con 40 aghi il lavoro, fate gli aumenti, fatene quanto volete. Considerate che aumentare 5 aghi a sinistra e a destra aumentate 10 aghi. Ciò poi vi ritrovate da 40, vi ritrovate con 50 aghi al lavoro. Cosa vuol dire? Che se aumentate 5 aghi sinistra e destra, poi dovete chiudere 10 aghi, in modo che poi in macchina avete sempre gli stessi punti che avete messo all'inizio. Ovviamente il lavoro si sposterà sempre verso destra, poi lo dovete spostare e vi fate lo scaldacollo. Tutto regolare della stessa larghezza, e questa sinceramente è una variante che a me piace. Sicuramente ne farò anch'io una così. Per il momento vado avanti a fare questo modello base. Altra variazione che si può fare è l'ho vista fatta ed è bellissima. Perché non fare x spicchi con un colore, x spicchi con un altro colore, x spicchi con un altro colore. Vedete che bella! Complimenti all'Anna che l'ha già fatto. Andiamo avanti. Nel frattempo, io sto andando avanti, ragazzi. Vi assicuro che è un lavoro certosino molto rilassante, non ti puoi distrarre perché altrimenti sbagli, eh, sbagli, poi non ti quadrano i punti alla fine. Altra variazione che vi consiglio è quella fatta con derrasato e poi lavorato. Ho visto la prova della rosaria è molto bella, molto carina e si può fare. Oppure Fate il modello base, iniziate a prendere confidenza con la macchina e, perché no, fare il lavoro con uno bello sciocard. Perché no, si può fare. Se avete la macchina in fase e riuscite a farlo, fatelo anche con un piede pool che è bellissimo! Intanto, io vado avanti. Sono arrivato quasi alla fine, ho l'ultima ripetizione da fare. Come vedete, dalla parte destra ho messo la prolunga perché, ovviamente, essendo quasi alla fine evito che mi cade il carrello. tutto non fiato. 100 di destra questa è l'ultima passata praticamente io al lavoro dal lago 100 di destra al lago 12 di destra se avete fatto tutto perfetto dovreste avere al lavoro 89 maglie cosa si fa adesso adesso io lo chiudo tutto poi lo stile ve lo faccio vedere però chi vuole, già che c'è il lavoro qui, volendo può fare un bel bordino. Perché no? Si può fare, certo che sì. Oppure chiudete. Ve lo faccio vedere dopo, già stirato. ed eccoci qui alla parte finale, avete visto la piccola carrellata poco fa, ho fatto il, il lavoro con questo filato, il colore mi piace tantissimo e vi dico che, per ricapitolare un po', questo lavoro lo può fare qualsiasi macchina, lo può fare qualsiasi finezza, io nel tutorial ho fatto vedere il mm, modello base per ricapitolare un po' e vedere di cosa si tratta, il modello base è questo. Parto dalla parte sinistra, ma attenzione, si può partire anche dalla parte destra della macchina. Io lo faccio perché mi viene comodo, essendo un destro, quando chiudo gli aghi, chiudo sempre da sinistra verso destra. Lascio 5 aghi a riposo e metto al lavoro 5 aghi. Passo il carrello a sinistra e per il modello base devo fare 5 aumenti con un punzone da 3. Vi consiglio di usare quello da 3 perché mi piace tantissimo il lavoro come viene e devo fare 5 aumenti sia a sinistra che a destra. Piccola premessa: a destra devono essere solo aumenti. E basta un aumento ogni giro in modo che poi va a fare la mezzaluna e il bello è questo dopo aver fatto i cinque aumenti si chiudono otto maglie ogni ripetizione dovete avere in macchina due aghi in più della ripetizione precedente se il lavoro procede come si deve alla fine devo avere lago 100 di destra con l'ultimo punto e in totale in macchina devo avere 89 maglie. Questo è un modello piccolino, ovviamente vi faccio vedere che l'ho fatto per la mia nipotina ed è perfetto come misura. Durante il tutorial ho fatto oh, scusate, durante il tutorial ho spiegato le variazioni che possono essere tantissime, tipo questa che anziché 38 pizzi ne ha 23 e ho detto anche come fare. Consiglio a tutti, se avete idea delle modifiche che si possono apportare, ditelo e sarà una bella cosa condividere questa bella esperienza. Vi dico già che il primo l'ho fatto con un filo di 2.15 e pesa all'incirca 27 grammi perciò non ci vuole tantissimo materiale quello che ho fatto per il tutorial il 215 l'ho raddoppiato l'ho pesato prima e pesa circa 69 grammi modello base per una taglia piccolina per quanto mi riguarda ho finito grazie e alla prossima